Quante ore lavori? Lavoro 8 ore al giorno. Quanto è faticoso il lavoro della barista? Un pochino, dai. È molto stressante, diciamo, quel lavoro. Panettiere, spazzino, muratore, operaio, sono questi i lavori più faticosi al mondo? Oggi non più. Il mestiere più impegnativo che nessuno vuole fare è quello dell'assessore al bilancio della capitale. Sto visionando curriculum, sto esaminando persone. La sindaca seleziona i nomi, ma i rifiuti arrivano a raffica. L'ultimo quello di Salvatore Tutino, magistrato della Corte dei Conti, bollato dai grillini come l'uomo della casta. Io non me la faccio trattare come se fosse una pallina di ping pong sbattuta qui e là da ragazzotti incompetenti. Sembra una cosa caffichiana. Signore, vorreste fare l'assessore al bilancio di Roma? C'è una casella vacante ancora da fare. Curriculum ce l'ha pronto? Sì. La Raggi ne ha bisogno disperatamente. No, non ci penso proprio. Se tu le chiudi la porta in faccia. Non ne sarei in grado. Tutte e due laureate in lettere, quindi io. Quindi laureando? Sì. Ma va bene uguale. C'è di peggio in giro. Più cultura di molti politici l'abbiamo. Non ci si offre almeno un ministero, niente. E allora mi presento, mi candido. Basta che mi danno lo stipendio buono. Chiamami e io sono pronto, mi licenzio e vengo a fare assessore a eccetera. Lasciami lavorare. Ma perché le dicono tutti di no? Non si trova questo assessore al bilancio, secondo lei? Perché evidentemente nessuno si vuole sporcare le mani. Essendoci troppo marciume, la gente si mette paura. No. E il comune langue. Si devono dimostrare un po' più maturi. Vuole uno bravo veramente, se tutti vogliono vuol dire che... Diventate il lavoro più faticoso del mondo. Perché spendere i soldi dei romani è difficile effettivamente, mangiare, quale ristorante, quale auto blu usare. Peccato, perché Roma è una città che merita, evidentemente non la amano abbastanza. Allora è pronta a candidarsi? Ognuno il suo mestiere, aspettiamo che arrivi quello giusto. Allora si candida. Certo, mi candido, senz'altro. Si sacrifica per la patria. Per la patria. No,